Inizialmente diciamo ero un po' impaurita del mondo dell'agonismo, quindi sceglievo tutti sport diciamo senza competizioni, gare, insomma dove non mettersi proprio in gioco. Ho iniziato per caso judo, prima facevo danza classica, diciamo non era il mio sport, però poi grazie a mio papà che comunque praticava judo quando era più piccolo ho iniziato a fare judo. Premettendo, papà, guarda che io non farò mai alcuna gara. Sì, tranquilla, non ti preoccupare. Poi fatta la prima gara, ho vinto e da lì mi ritrovo che adesso far gare è il mio lavoro. Ho iniziato con lei e dopo qualche mese non mi piaceva. Ho lasciato e sono tornato a fare calcio. Per poi piano piano appassionarmi di nuovo e ho riniziato. Anch'io ho iniziato tardi, verso gli 11-12 anni. E poi da lì è stato tutto un po' in discesa, no? Ecco, a livello proprio di ricordi, quali sono le gare che ricordate con più piacere? Allora, io ricordo con molto piacere quando ho vinto il campionato d'Europa nel 2012 in Montenegro. Lì è stato bellissimo, la stagione era andata molto bene e quindi avevo proprio voglia di concluderla al meglio e vincere lì è stato veramente tanto. La mia gara che ricordo con più piacere è una Coppa Europa a Coimbra in Portogallo, di cui ho vinto, e è stata la mia prima gara, la mia prima Coppa Europa vinta, quindi sono state emozioni veramente grandi. Ecco, il judo, sport di contatto, no? Dopo il Covid, come sta ripartendo il judo? A livello di allenamento è cambiato qualcosa o...? Concepire il judo senza contatto è praticamente impossibile, quindi quando ci hanno detto guardate potete riprendere però distanze di sicurezza, mascherina, a noi sembrava cioè una cosa veramente improponibile. Però piano piano abbiamo ripreso anche noi, siamo stati uno degli ultimi sport a riprendere perché ovviamente il contatto da noi è a livello altissimo, quindi era difficile insomma conciliare le cose. E abbiamo ripreso e piano piano comunque gli allenamenti sono andati incrementando e finalmente da fine luglio sono anche ripartiti i ritiri con la nazionale e quindi siamo contenti. Adesso poi dopo le vacanze ritorneremo a Roma e già dal 17 saremo impegnati a Ostia con un ritiro. Obiettivi per il 2020-2021? Allora, il 2020 è ancora un po' un grande punto di domanda. C'è un calendario provvisorio che potrebbe partire da settembre, però ancora non abbiamo l'ok ufficiale di nessuna gara. 2021 è un bel 2021. E ovviamente c'è l'Olimpiade in vista e le gare di qualifica ci sono, quindi si vedrà di parteciparci il più agguerriti possibile e per insomma portare a casa delle grandi soddisfazioni. Per te invece gli obiettivi? Io il prossimo anno passerò di classe d'età, quindi sarò senior e sarà un anno nuovo per me perché non ci ho mai partecipato a queste gare. E spero che vadano bene e di iniziare al meglio.